anche il nuovo ospedale di Alghero nella delibera della giunta regionale che ridefinisce il sistema delle strutture sanitarie. Entro 60 giorni lo studio di fattibilità. Soddisfatto il sindaco Conoci, pressing da tutte le forze politiche. Tra pochi giorni la piscina comunale scoperta dovrebbe riaprire, ieri sopralluogo della commissione lavori pubblici. Ora si lavora per il nuovo progetto della struttura al coperto. La Futsal Alghero riparte da Rino Monti, sarà ancora lui l'allenatore dei giallorossi nella prima storica stagione in Serie B. Si tratta di una conferma praticamente scontata per la società dopo la cavalcata vincente in Serie C1. Telespettatori di Catalan TV, ben ritrovati. Allora, lo avete sentito nel sommario, la sanità in primo piano in questa edizione del nostro telegiornale. Parliamo di nuovo ospedale ad Alghero, perché con una delibera approvata lo scorso 1 giugno, ma resa pubblica soltanto questi giorni, la giunta regionale vuole riorganizzare le strutture sanitarie della Sardegna e soprattutto dare corpo alla costruzione del nuovo ospedale, e non solo, nella Riviera del Corallo. Ascoltiamo. A distanza di circa 2 anni dall'approvazione della riforma del sistema sanitario regionale, la Giunta Solinas prova ad accelerare sulla riorganizzazione degli ospedali con la realizzazione di nuove strutture a Cagliari, Sassari, Alghero e Sulcis Iglesiente. La delibera approvata il 1 giugno e trasmessa all'Ares e alla ASL fissa una scadenza di 60 giorni per uno studio di fattibilità che contenga l'analisi sociosanitaria economica del fabbisogno di cura reale che le strutture di nuova costruzione possono soddisfare, l'indicazione della loro collocazione ottimale dopo le verifiche su eventuali vincoli di natura idrogeologica, paesaggistica, urbanistica, archeologica delle aree potenzialmente idonee e le verifiche di coerenza con la programmazione sanitaria vigente. Questo quanto si legge nel documento. Per quanto riguarda Alghero, all'ASL 1 di Sassari la Giunta chiede il progetto di fattibilità per la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero di eccellenza che accorpi i servizi sanitari attualmente offerti dagli ospedali civile e marino. Di fatto un vecchio sogno nel cassetto per Alghero, rimasto tale per troppi anni, ma che ora potrebbe diventare realtà. È un primo importante segnale di attenzione vera alle esigenze di Alghero e del territorio, sostiene il sindaco Mario Conoci. La nuova delibera spazza via gli scetticismi che da più parti arrivavano circa la volontà da parte del presidente Cristian Solinas, dell'assessore regionale alla sanità Carlo Doria e della maggioranza consiliare di realizzare il nuovo ospedale ad Alghero, e rilancia l'importanza del presidio algherese nel sistema complessivo della sanità territoriale regionale. Un punto fermo che conferma la richiesta forte e unitaria arrivata dalla nostra amministrazione e dalla città, aggiunge il primo cittadino. Sarà adesso lo studio di fattibilità previsto in delibera ad opera di Ares a indicare la collocazione ottimale della nuova struttura ospedaliera a seguito delle verifiche relative ad eventuali vincoli di natura idrogeologica, paesaggistica, urbanistica, archeologica delle aree potenzialmente idonee già individuate sul territorio di Alghero. Inevitabili le reazioni del mondo politico, abbiamo sentito nel precedente servizio le parole del sindaco Mario Conoci, è intervenuto anche l'ex primo cittadino Mario Bruno, mentre il gruppo di Forza Italia dice occorre fare in fretta. Dal centrodestra al centrosinistra, praticamente tutti d'accordo sulla necessità di costruire il nuovo ospedale. L'area, come viene ricordato da più parti, in primis da Forza Italia, ci sarebbe già, ed è quella della Taulera, oggetto della variante urbanistica approvata nel 2007 dall'allora giunta Tedde, ma, segnalano dal gruppo azzurro, occorre aggiornare e dare corpo al piano di fattibilità per il nuovo ospedale algherese, frutto di un accordo dell'allora sindaco Tedde con l'assessore dell'Indin, costato circa 900.000 euro, che è stato invece utilizzato per il nuovo ospedale di San Gavino a Monreale, che ha anche ottenuto un finanziamento di 68 milioni. Ora il gruppo e il direttivo di Forza Italia, esprimendo soddisfazione per la delibera regionale, chiedono però di fare in fretta, si predisponga celermente lo studio di fattibilità e si individui la collocazione, dicono. Nel piano urbanistico comunale, in fase di progettazione preliminare, abbiamo previsto, con l'approvazione del Consiglio Comunale, 2 ipotesi per lo sviluppo del nuovo polo ospedaliero, fa sapere invece l'assessore all'urbanistica Emiliano Piras. Il terreno della Taulera, adiacente alla struttura esistente del civile, già oggetto di variante urbanistica, per il quale bisognerebbe procedere all'esproprio, che permetterebbe di implementare i servizi attualmente operativi, è il terreno di proprietà della regione in località Mamuntanas.
chiede di fare in fretta anche l'ex sindaco Mario Bruno, subito in consiglio comunale per riproporre il vincolo a zona ospedaliera dell'area della Taulera, già soggetta a variante dell'assemblea civica nel 2007, dice. Lo studio di fattibilità richiesto dalla giunta regionale esiste già, va solo aggiornato, afferma l'attuale consigliere di opposizione. La giunta Solinas però non si limiti a una delibera di intenti con tempi perentori e strettissimi, ma individui e assegni le risorse per realizzare il nuovo ospedale, compresa la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Applauso al governatore Solinas e all'assessore Doria per la delibera sulla riorganizzazione delle strutture sanitarie arrivata dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Ora, dice, è necessario imprimere la massima velocità, riducendo al minimo le procedure burocratiche per raggiungere uno dei più importanti obiettivi della legislatura. Sarà necessaria la massima collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte, a partire dagli enti locali, che dovranno essere collaborativi e proattivi per giungere quanto più velocemente possibile all'avvio della progettazione e successivamente alla realizzazione delle nuove strutture sanitarie. Piscina comunale pronta per la stagione estiva ad Alghero. Sono stati completati ulteriori lavori di miglioramento della struttura scoperta, che sarà a disposizione dei cittadini, degli ospiti della città e delle società sportive anche questa estate. Nuove tribune, interventi sulla vasca e sul verde. La Federazione Italiana Nuoto la utilizzerà immediatamente per la preparazione degli atleti e per le gare dei prossimi campionati regionali, categoria esordienti, in programma dal 24 giugno proprio nella riviera del Corallo. Ieri il sopralluogo a Maria Pia della Commissione Lavori Pubblici, guidata dalla Presidente Monica Pulina, per verificare lo stato di attuazione della riqualificazione e la conclusione dei lavori. Presenti il Sindaco Mario Conoci con l'Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru, il dirigente Giovanni Balzano, i tecnici del settore, i responsabili della ditta che ha ultimato le migliorie. Nel frattempo proseguono le attività per il completamento della piscina al coperto con la definizione della variante progettuale. Si tratta di una struttura fondamentale per la città, gli algheresi e il territorio, un nuovo impegno mantenuto per rendere fruibile la vasca all'aperto e completare la struttura coperta, tanto importante per il movimento natatorio del nord-ovest della Sardegna, ha sottolineato in occasione del sopralluogo Conoci. Ed ora parliamo del SIO Alghero Hospitality. In un incontro sono stati infatti presentati i nuovi strumenti a disposizione degli operatori del settore turistico ricettivo. Durante la riunione si è dato spazio all'illustrazione delle recenti modifiche apportate dal Consiglio Comunale al regolamento per l'imposta di soggiorno, per poi passare alla presentazione della nuova piattaforma digitale concepita quale strumento informativo per l'intero comparto dell'accoglienza attraverso le sezioni dedicate ai marchi di qualità e di attenzione come Alghero Family, Corallum Rubrum e Alghero Pet Friendly. La piattaforma fornirà agli operatori strumenti di marketing rivolti al target di clientela che li riguardano. Presenti all'incontro anche i referenti della Fondazione Alghero che con Maria Giovanna Fara hanno presentato il progetto Alghero Experience, la programmazione annuale di eventi che funge da volano all'attrattività del territorio, nonché l'Alghero Ticket, il biglietto che mette in rete 13 siti storico-naturalistici e culturali del territorio con un notevole sconto per chi lo acquista. Venere Rosati, in rappresentanza dell'azienda speciale Parco di Porto Conte, ha poi illustrato le caratteristiche dell'offerta naturalistica gestita dall'ente con sede a Tramariglio. L'incontro si è concluso con la presentazione di un kit coordinato di prodotti che verranno messi a disposizione degli operatori per poter offrire ai propri ospiti, in particolare la guida Chichero 2023, la cartina Chichero Alghero 2023 completa di stradari e utili informazioni e la cartina Chicherina Alghero 2023 rivolta ai più piccoli licenziatari dei marchi specifici che hanno ricevuto la Family Box e lo Stopper Pet Friendly. Visibilmente soddisfatta l'assessora Vaccaro, che ha ringraziato innanzitutto Mauro e Filomena Ledda dell'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero per la collaborazione e poi gli operatori per la massiccia partecipazione all'iniziativa che ha permesso di fornire utili strumenti e informazioni agli operatori per gestire al meglio i tanti visitatori che decideranno di trascorrere nella nostra città le proprie vacanze estive.
Nell'ambito del progetto di riconoscimento UNESCO, arte e architettura della preistoria nella Sardegna, le Domus Decorate, portata avanti da 27 comuni sardi, con Alghero Comune capofila, il Centro Studi Identità e Memoria sostenuto dalla Regione Sardegna, ieri presso le tenute di Sella e Mosca è stata presentata l'esposizione della mostra Sinnos, arte nei riti delle genti prenuragiche. La mostra, curata dall'avvocato Toto Porcu, nasce dalla selezione di migliaia di scatti del patrimonio archeologico preistorico sardo. Sarà visitabile presso il Museo della Cantina dal 27 giugno al 4 luglio. La mostra è stata sostenuta e incoraggiata dal professore emerito Ercole Contu, uno dei padri nobili dell'archeologia in Sardegna e non solo, scopritore tra le altre cose dell'altare di Monte d'Accoddi, che l'ha definita monumentale e di eccezionale valore. A presentarla ieri c'erano la professoressa Giuseppina Tanda, presidente del CESIM, il direttore della cantina Giovanni Pinna, il sindaco di Alghero Mario Conoce, l'assessore alla cultura e turismo Alessandro Cocco, con loro i rappresentanti della rete dei comuni candidati. Nel corso della conferenza è stata anche presentata ufficialmente l'immagine coordinata del progetto, presentata in anteprima durante il Salone del Libro di Torino. Il progetto è un'importante occasione di valorizzazione del nostro patrimonio archeologico sardo, ha detto il sindaco Conoci, anche grazie alla collaborazione con i partner del territorio. Un progetto ambizioso che Alghero, insieme a altri comuni, segue da ormai 3 anni e che ci vedrà pronti a consegnare il dossier della candidatura al Ministero della Cultura a gennaio 2024, ha detto l'assessore Alessandro Cocco, che ha anche ringraziato i partner tecnici di questo progetto. L'algherese Salvatore Mozzo parteciperà il prossimo 17 giugno a Barcellona alla finale della prima Liga del Paraulogic, organizzata con il supporto della compagnia telefonica catalana Parlem. Si tratta di un gioco linguistico creato dall'associazione Rodamoz con l'obiettivo di provare l'abilità lessicali dei giocatori, obbligandoli a trovare tante parole catalane per quanto possibile fare con una griglia obbligata di lettere. Alla gran finale, che si concluderà con l'individuazione di 3 vincitori della prima Liga del Paraulogic, che si aggiudicheranno una scatola del gioco da tavolo Paraulogic, un abbonamento annuale al quotidiano online Vila Web ed una confezione regalo contenente prodotti tipici catalani offerti da Fent País, sito di promozione turistica e di commercio online catalano, parteciperanno una 70ina di giocatori provenienti da tutti i territori di lingua catalana. Salvatore Mozzo, geometra algherese, ha frequentato in passato corsi di catalano, conseguendo diversi certificati internazionali di conoscenza della lingua. Attualmente si impegna per la diffusione dell'utilizzo della variante algherese della lingua catalana come volontario dell'associazione culturale Plataforma per la Lingua. E prenderà il via domani, 16 giugno, a Villanova Monteleone, la rassegna Libriamoci, Incontriamoci, Libri per uscire, inserita nel festival La Cultura Oltre i Confini. Per aprire questi appuntamenti estivi è stata programmata la presentazione del libro Il sequestro di un bambino, una storia vera, scritto da Luca Locci. L'incontro, organizzato dall'associazione culturale Interrios con il patrocinio dell'amministrazione comunale e dell'Unione dei Comuni del Villanova e con la collaborazione della Libreria Il Labirinto di Alghero e dell'Associazione Misericordia, si terrà alle 19 di domani, appunto, nel Salone della Confraternita di Misericordia in Piazza dell'Oguiba 7. La storia vera raccontata dal protagonista di un sequestro di persona, Luca Locci, appunto, che dialogherà con l'avvocato Elias Vacca, racconterà la sua vicenda dal momento del suo sequestro alla sua liberazione. Come si ricorderà, Luca era bambino quando fu rapito, a soli 7 anni, il 24 giugno del 78. Il protagonista nel libro rivive i ben 93 giorni della sua prigionia. Spazio allo sport, ad iniziare adesso dal calcio a 5, la Futsal Alghero riparte da Rino Monti, sarà ancora lui l'allenatore dei giallorossi nella prima storica stagione in Serie B. Si tratta di una conferma praticamente scontata per la società dopo la cavalcata vincente in Serie C1, che ha regalato il salto nel palcoscenico del futsal nazionale. Non solo una conferma per i risultati sportivi, ma anche per quello che mister Monti è stato in grado di trasmettere in questi mesi sull'auto umano e nella gestione del gruppo. Sono molto contento di lavorare
lavorare ancora ad Alghero, era giusto confermarsi per dare continuità al lavoro intrapreso nel corso della stagione appena trascorsa, afferma Monti. Cercheremo di lavorare sulla rosa della prima squadra, eventualmente con qualche ritocco, tenendo sempre in grande considerazione anche il settore giovanile, che per noi è fondamentale, con l'auspicio di avere una nostra casa per portare avanti l'ambizioso progetto che la società ha in mente. Accanto a Rino Monti ci sarà ancora Piero Doro, preparatore dei portieri della prima squadra e delle formazioni under. La società, si legge in una nota, si assicura con questa conferma una figura esperta e altamente professionale, considerando che il preparatore sassarese può vantare una lunga esperienza nel futsal isolano, che lo ha fatto diventare presto punto di riferimento nel suo settore. Ed ora le due ruote. È stato un fine settimana denso di emozioni e di vittorie per i ciclisti di Alghero Bike, i giovanissimi impegnati ad Olbia su strada. Nel secondo Memorial Peppino Canu hanno conquistato il podio con un meritatissimo secondo posto, il cui punteggio va a conferire ai giovani della scuola il primo posto nel campionato interprovinciale del Nord Sardegna 2023 su bici da strada. Sempre in casa Alghero Bike, Sandro Marras, Master 4, conquista il podio e diventa campione regionale cross country nella gara XC disputata domenica a San Rocco. Il reparto racing dell'Alghero Bike non si ferma e punta dritto al prossimo fine settimana, dove i master saranno impegnati nella gara circuito su strada a Ploaghe, organizzata dagli amici dell'Alghero Bike e della Ciclobottega Factory Team di Sassari. I piccoli ciclisti dell'Alghero Bike School saranno invece ospiti a Calangianus, sempre su strada, per il Memorial domenico Columbano. Insomma, una attività davvero folta, quella dell'Alghero Bike in tutti i suoi settori. Chiudiamo con le due ruote questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Catalan TV ritornerà domani puntuale alle 13.30. Io come sempre ora vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.